Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata, chiamiamola così, del Bicchiere della Staffa. Questa sera sono in compagnia di un nostro autore, antico autore, anche, non antico di anni, ma insomma, collabora con noi veramente da molto tempo. Parlo di Fabio Cavallari che ha pubblicato con noi un libro che sarà fra pochi giorni in libreria, che si intitola E adesso parlo io, monologo liberamente tratto da un ragazzo in stato vegetativo. Già questo sottotitolo ci fa capire che ci troviamo di fronte a qualcosa di molto, molto speciale. Questo è un libro da leggere in realtà, non si può raccontare, va proprio letto. Però alcune cose possiamo dirle. Io vorrei come prima cosa chiedere a Fabio com'è nato questo libro. Questo penso che tu possa e anzi debba raccontarci. Sì, allora buonasera a tutti. Il libro effettivamente nasce da una storia antica. Io avevo pubblicato proprio con Da Vivi, quindi non ricordo se era 2010 o 2011. Faccio una presentazione a Bibione in Veneto e sul palco mi trovo due genitori con un ragazzo in carrozzina. E questo ragazzo era Alessandro Pivetta di Pordenone, che era in stato vegetativo. Per molto tempo io ho frequentato questa famiglia, in qualche maniera siamo diventati anche amici. E nel settembre del 19 la famiglia mi ha detto: ma perché non scriviamo un libro su Ale? Io ho colto subito desiderio, però ho colto anche un humus molto bello in famiglia. Non volevano che io scrivessi un libro compassionevole, loro volevano qualcosa di diverso. E infatti questo libro è scritto in prima persona, cioè io mi sono preso la responsabilità etica e morale di far parlare un ragazzo che ovviamente non può parlare, non ha le potenzialità per poterlo fare. Sono stato a casa loro perché volevo vedere come vive una famiglia che ha a casa una ragazza in queste condizioni. Ho dormito proprio vicino a lui per vedere proprio le dinamiche quotidiane e poi ho iniziato a scrivere il libro. Se non che proprio un mese prima che iniziasse il Covid, quindi il 21 gennaio del 2020, Ale è morto dopo 14 anni di stato vegetativo. A quel punto mi sono fermato perché capivo che bisognava fare un altro lavoro di lavorazione e quando sono tornato però a settembre del 21 dai genitori, ho fatto solo una cosa, ho chiesto se potevo leggerlo. Perché loro pensavano di non farlo più questo libro, Giancarlo e Loredana Piverta pensavano di non farlo più. L'hanno ascoltato e quando l'ho ascoltato mi hanno detto no, devi andare avanti, fallo. E io qua ho trovato delle persone che mi hanno lasciato scrivere esattamente quello che volevo. E il libro, diciamo una cosa, il libro quando tu ti trovavi davanti ad Ale e davanti a tutte le persone che sono in questa condizione, sei in una condizione di imbarazzo perché ti guardano, sei lì di fronte a loro, non ti parlano e tu non sai che cosa fare. E quindi la sensazione più naturale è quella dell'imbarazzo, se non quella di essere strattonato in qualche maniera. E il libro fa un po' questo: il libro strattona un po' il lettore, non gli accarezza il pelo. Perché il vero, diciamo così, punto importante del libro è il dubbio. Alimentare questo dubbio laico su questa condizione che è lo stato vegetativo. E Ecco, così è. poi, scusami se ti interrompo, vorrei proprio soffermarmi su questo, perché appunto si sente spesso parlare, tu spesso parlavi di una persona in stato vegetativo, sembra in qualche modo una diagnosi molto definita, molto chiara, insomma, che non lascia spazio a incertezze, ma non credo sia proprio così. Cioè, quello che noi chiamiamo stato vegetativo in realtà è qualcosa che può assumere caratteristiche molto diverse, o sbaglio? Esatto, innanzitutto è una condizione e non una malattia, quindi può variare, può diventare una minima coscienza o grave disabilità.
Ma un altro punto che è fondamentale è che l'errore diagnostico sulla persona considerata in stato vegetativo è del 40%. Quindi è una cifra altissima. Questo perché? Perché la persona in stato vegetativo non ha la possibilità di comunicare. Spesso neanche col battito della palpebra, come può avvenire per lo stato finale della SLA o chi ha la Lucchedin syndrome. Perché magari è lesionata e quindi questo non può farlo. Quindi l'impossibilità di comunicare diventa lo strumento per dire questa persona non c'è più. E quindi davvero questo è un dubbio. Possono esserci dei momenti, delle finestre, chiamiamolo così, di coscienza. Il libro bianco del Ministero della Sanità del 2009 dice di sì. E dice, ma chi è che può comprendere questo? Possono comprendere, non certo il primo medico che arriva e fa una visita, ma chi è tutto il giorno a contatto con loro, tutto il giorno vede le espressioni che hanno. Ale aveva delle espressioni che chiaramente manifestavano una presenza. Lo dico nel libro, racconto nel libro che quando gli toccavano il naso, o gli si sfregavano le mani sulla faccia, io l'ho tradotto così, gli giravano i coglioni. Questo perché dava segno che gli dava fastidio. Così come durante una festa, una grigliata, gli hanno messo una costina di maiale vicino alla bocca. E ci sono anche i video, Ale non stava fermo, ma faceva un movimento con la bocca come se volesse mangiarla. Quindi, quella definizione, i pazienti in stato vegetativo non mostrano segni di consapevolezza di se stessi e dell'ambiente circostante e non possono interagire con gli altri, è vera, ma bisogna mantenere un elemento di dubbio. Ecco, questo è quello che in questo libro si cerca di fare. E lo si cerca di fare in maniera, come abbiamo detto, anche molto provocatoria. Perché? Chi è in difficoltà non è Alessandro, chi è in difficoltà è colui che si presta a mettersi vicino a lui, a vedere, a ascoltare, a guardare, ad avvicinarsi a lui. E spesso, come si racconta nel libro, gli unici che non avevano problemi ad avvicinarsi erano i bambini, perché sono privi di sovrastrutture, quindi essendo privi di sovrastrutture, di preconcetti, stavano con lui e lui non aveva mai movimenti inconsulti che potevano danneggiare, era tranquillo. Ecco, questo è stata sicuramente, quando io sono stato con lui, ho chiesto anche, posso scrivere la tua storia? Ora, io ho chiesto battiti della palpebra. Io non posso giurare che l'abbia fatto o che non l'abbia fatto. I genitori hanno continuato a chiederlo durante le vacanze estive e anche loro non possono giurarlo. Però il dubbio ci è venuto che la risposta fosse sì, fatelo. Però in ogni caso ci siamo presi la responsabilità, io innanzitutto, di dare voce a qualcuno che voce ovviamente non ne aveva. E l'ho fatto anche con una certa provocazione. Ho provocato il lettore, sicuramente. Ecco, perché secondo te noi siamo così in difficoltà di fronte a una persona in quella condizione? Forse siamo in difficoltà certe volte anche quando la condizione è meno severa, ma comunque è quella di un malato terminale, ad esempio, che magari è del tutto consapevole, quindi può interagire con noi, però insomma la sua fine ormai prossima ci mette in una situazione di nuovo di grande disagio. Perché? Secondo me sono due motivi diversi. Allora, quello, visto che ho trattato anche i temi del fine vita e di chi è in condizione di giorni terminali, lì abbiamo un problema con la morte. Cioè, tutti noi abbiamo un problema con la morte, che non fa altro che non è altro che parte della vita, però è un insoluto, è qualcosa che ci spaventa, ci terrorizza e quindi ci mette in difficoltà di fronte a qualcuno che sta per lasciarci. Con le persone in stato vegetativo, quello che ci mette più in difficoltà, perché se tu vedevi Alessandro era un bel ragazzo, aveva 34 anni, era
Sicuramente molte persone in stato vegetativo possono avere problematiche ed essere attaccati a un respiratore. Lui non era attaccato ad alcun respiratore, non a caso l'hanno portato ovunque, in Croazia, a Sharm el Sheikh, prendendo l'aereo, sulle Dolomiti, ovunque. Quindi davanti a lui non aveva un problema diverso, che è quello della comunicazione. Noi siamo abituati a pensare che la comunicazione sia quella che stabiliamo per cronaca. Quindi la parola, se non c'è la parola ci sono i gesti delle mani, se no scriviamo, e se non c'è questa siamo noi completamente in difficoltà. Ma di fatto, se ci pensiamo, non è nient'altro che la comunicazione che può avere un neonato. Un neonato se non sta bene, se ha delle coliche, non può chiamare, alza il dito e chiama qualcuno per dire ho le coliche. Ha delle manifestazioni, sudore, la febbre che si alza, la pelle che si arrossisce, e questo tipo di manifestazioni le aveva anche Alessandro. Aveva le stesse manifestazioni. Quindi quello che noi, diciamo, patiamo è questa mancanza di comunicazione. Di fronte a qualcuno che non ti parla, tu sei in difficoltà, tu non sai come fare, come agire. E quindi la scorciatoia più facile è quella di dire non è presente. Come dice il libro bianco sui stati vegetativi, bisogna stabilire una connessione che non è standardizzata, che può avvenire forse in alcuni casi se tu hai una comunicazione, un rapporto diretto con questa persona. Soltanto giorno dopo giorno riesci a comprendere anche i più piccoli dettagli. Sta di fatto che Alessandro, se qualcuno poteva dire, non mostra segni di consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante, se di notte non era un catetere, ma era un marchingegno quasi identico a un catetere, ma se si staccava, lui si bagnava. Se non avesse avuto percezione di sé, dell'ambiente circostante, si sarebbe svegliato la mattina così. E invece che cosa faceva? Cominciava a tossire, ma lo faceva talmente forte che qualcuno in casa si doveva accorgere. Quindi i genitori arrivavano, si accorgevano, lo sistemavano, e una volta sistemato la tosse passava e lui tornava a dormire. Ecco, il dubbio che una minima coscienza ci potesse essere, anche in questo caso può essere un dubbio che deve rimanere aperto. Questa, io penso che le persone che vivono in questa condizione in qualche modo un po' liminare, no? Ci pongano in maniera molto radicale un problema che sembra facile risolvere, ma in realtà è davvero sempre molto, ci appare sempre molto poi complicato appena proviamo ad affrontarlo. E cioè, che cos'è la vita? E che cosa vuol dire che una vita è degna di essere vissuta? Cioè, queste sono parole che senti frequentemente pronunciare ormai, no? Soprattutto quando si pensa che sia giusto offrire a persone che vivono in condizioni molto drammatiche la possibilità di farla finita, insomma, no? Ma se appena ci si addentra in qualche ragionamento un po' ben fatto, è una domanda a cui molto molto difficile rispondere, no? Perché quali criteri stabiliscono che cos'è davvero la vita di un essere umano e quali criteri decidono se è abbastanza vita o non è più abbastanza vita? Tu che ti sei confrontato appunto con molte situazioni di questo tipo, no? È assolutamente vero quello che tu dici, non c'è un criterio, non c'è come possiamo noi dire questa è una vita degna di essere vissuta o meno, anche in situazioni diverse, anche in situazioni paradossalmente normali, un grave depresso, perché come possiamo dire che per lui, magari per lui, la morte è il suo desiderio, ma come possiamo dire che
va, in quel caso va curato. Jean-Paul Sartre diceva che il valore della vita è la vita stessa, è l'esistenza stessa, che poi può trascendere, non in senso religioso, ma può trascendere da quello che noi ci eravamo immaginati. Quindi la vita è qualcosa di molto complesso, di molto ingarbugliato, che ci mette in difficoltà. E la morte, di fatto, fa parte della vita, no? Fa parte del percorso della vita. Quindi è un tema che va affrontato con cautela, perché tendenzialmente i media giocano su queste vicende in maniera molto volgare. Noi abbiamo visto delle immagini qualche anno fa, ci facevano vedere un letto in una camera grigia, qualcuno disteso, attaccato al respiratore, e poi ti facevano la domanda: ma tu vorresti vivere così? E con tutta evidenza non è mefistofelico dire no, io non voglio vivere così. Però si fa un lavoro che è un lavoro ipotetico, è il se fossi. Allora, il se fossi va bene se è un strumento per educare i bambini, ma se diventa una condizione perché io decida ora che cosa farò nel momento in cui mi accadrà qualcosa, è davvero molto, molto friabile. Ma sta di fatto che se io ti dicessi adesso fai finta di camminare con una gamba rotta, tu cominceresti a camminare, scimmiottileresti uno che ha una gamba rotta, ma se domani te lo rompi davvero, capirai che non c'entrava niente quello che hai fatto in quel momento, che le condizioni psicologiche, quelle fisiche, sono completamente differenti. Quindi il se fossi è davvero un gioco pericolosissimo, perché ovviamente tutte le persone di fronte a alcune immagini non possono che dirci no, io non voglio vivere in questa maniera. Alessandro voleva vivere? Ma io credo di sì, perché Alessandro, essendo giovane, avendo un corpo forte, per 14 anni ha combattuto con le varie difficoltà che poteva avere un ragazzo in stato vegetativo. Lo ha fatto consciamente? Cos'è la coscienza? La coscienza non è visibile dall'esterno. Io non posso vedere la coscienza, la tua coscienza, non è visibile. Quindi è qualcosa che ha a che fare anche con la biologia, con il corpo. Quindi Alessandro con il corpo ha lottato, sicuramente con il corpo ha lottato. I suoi genitori dicevano, gli hanno sempre detto una cosa: Ale, fai quello che vuoi, quando non ce la fai più, lasciati andare, noi sappiamo che tu hai fatto tutto quello che potevi. E io gli faccio dire proprio questo alla fine del libro. I miei sapevano che non li ho traditi, ho fatto quello che ho potuto fare fin quando le forze mi hanno consentito di farlo. Io non ho la pretesa di dire che tutto quello che c'è scritto, che ho scritto, Alessandro l'avrebbe detto, ma ho la certezza che quello che ho fatto dire ad Alessandro sarà una provocazione per tanti. Una provocazione perché andiamo a scavare su alcuni punti che solitamente la comunicazione di massa tralascia, trascende volutamente o per faciloneria. Tra l'altro, io leggendo il libro e il racconto della vita di Alessandro, sono rimasto ammirato di come questa famiglia ha vissuto in questi anni, soprattutto per questo impegno strenuo a far vivere ad Alessandro una vita pressoché normale, no? L'hanno fatto viaggiare, l'hanno fatto partecipare in ogni modo alla vita della famiglia, alla vita della comunità. Una cosa che mi ha anche colpito è stata però questa, cioè, se ricordo bene, lui è stato curato bene quando era ospedalizzato. Poi, uscito dall'ospedale, è stato sostanzialmente abbandonato a se stesso, cioè è stato abbandonato alla propria famiglia. E questo mi sembra un gravissimo problema sociale e politico. Certo, infatti questo tema apre un campo di problematiche che sono molto diverse da quelle del
eutanasia sì, eutanasia no, perché le domande delle famiglie sono ben diverse. La famiglia di Alessandro è una famiglia davvero straordinaria, perché sono stati capaci di mettere assieme degli amici, e sono stati capaci di organizzare, di bussare a tutte le porte e di poter ottenere l'ottenibile. Ma è vera una cosa, che quando Alessandro è stato dimesso da una struttura che era una struttura adatta per queste persone, ma ce n'è solo una in Italia, quando si è trovata sul territorio non c'era nessuno che poteva fare questo, ma questo vale per i Friuli, vale per il Piemonte, vale per la Lombardia, vale per l'Emilia Romagna, vale per tutte le regioni. E chi andava a fare fisioterapia o a fare quel poco che poteva fare, non era neppure a conoscenza. Quindi quello che manca sono delle case di risvegli che ci dovrebbero essere in ogni regione. E ancor più quello che manca è innanzitutto è quando uno esce dalla terapia intensiva, no? Esci dalla terapia intensiva, sei in coma, esci dalla terapia intensiva e non sai che cosa ti capiterà, dove devi andare, a chi devi chiedere. La famiglia di Alessandro non solo ha fatto una cosa straordinaria con il proprio figlio, ma ha fatto nascere un'associazione. Ha aiutato circa ad oggi ha aiutato una cinquantina di persone che si trovavano nella stessa situazione del figlio, e ancora adesso stanno andando avanti e stanno continuando ad aiutare altre persone. Senza le associazioni che ci sono in giro per l'Italia, e sono tantissime, e sono a volte piccole e a volte nascono proprio da casi particolari, da genitori di figli che sventurati, da situazioni davvero minimali, sono straordinarie, perché consentono di, diciamo così, mettere dei buchi a quello che è l'assenza dello Stato sociale. A volte a me è capitato di dire che è una assenza della cittadinanza, quando tu non hai la possibilità di accedere a tutti i servizi a cui dovresti accedere. Questa è la vera battaglia, questa è una vera battaglia. Come taluni fanno la battaglia sull'eutanasia, bisognerebbe avere la stessa forza, senza negare quella, uno può fare quello che vuole, ma fare questa battaglia per avere tutti gli ausili necessari. Uscendo dal tema, ci sono i malati di SLA che a ogni bilancio che viene fatto dallo Stato sono a manifestare perché gli vengono tolti i soldi per la cura a casa. Un monitor per poter loro la fortuna di poter leggere ancora con un computer e di parlare attraverso un computer costa molti soldi, molte famiglie non ce le hanno. Quindi questa è un'altra battaglia sicuramente da fare. Quindi il tema, uno dei temi più importanti è proprio questo, tenendo presente che da un punto di vista strettamente sanitario, contando 100, il bisogno sanitario di una persona in stato vegetativo, senza che non ha bisogno del respiratore, va da 5 a 10 su 100. Tutto il resto è umanità. È il bisogno umano, cioè il calore, è quello che fa tra l'altro di ogni essere vivente un uomo. Questa cosa vale per me e vale per te. Da soli non vogliamo stare, o se stiamo da soli siamo in difficoltà. Quello di cui hanno bisogno queste famiglie, quello che hanno bisogno questi ragazzi, è sicuramente una comunità. E un punto che bisogna sottolineare è che sempre più spesso noi siamo in una società che ha perso il senso della comunità. Un tempo eravamo in quella che si poteva chiamare la civiltà contadina, di pasoliniana memoria, dove nell'AIA c'erano tante famiglie, dove se c'era qualcuno che non stava bene l'altro se ne prendeva carico. Oggi ci sono i palazzi, oppure ci sono case distanziate da 150 metri dove non si sa come uno chiama l'altro. È venuta meno la comunità.
E questo è un punto di ricostruzione culturale che certo non può risolvere un libro e non può risolvere neanche un'azione politica. È un'azione prepolitica che prima o poi comunque dovremo iniziare a fare. Ma sai, io del resto sono persuaso che le persone come Alessandro, comunque quelle che hanno dei gravi handicap di qualche tipo, ce ne sono tanti, lo sappiamo molto bene, siano in qualche modo diventate delle sentinelle dell'umanità, perché ci ricordano attraverso la loro vita, quasi vita, chi siamo, la nostra fragilità, il nostro bisogno di umanità, quello che ricordavi adesso. Una società come la nostra, che valorizza soprattutto la prestazione, no? E che ci vuole sempre belli, sani, molto dinamici, eccetera, e quindi sta smarrendo il senso di che cos'è davvero un essere umano. Alla fine sono proprio queste persone che vivono in una condizione di minorità fisica o psichica che ci ricordano chi siamo e che cosa dovremmo continuare a essere. Insomma, io di questo sono sempre più convinto. Noi abbiamo dedicato molti libri, alcuni scritti da te, a queste situazioni di grave disagio psicofisico, non certo per fare appunto del patetismo, ma proprio per combattere questa cultura di morte, che parla di vita, ma ne parla in modo tale per cui diventa poi una cultura di morte. No? Se la vita è l'assoluta prestanza, no? Questo, fra l'altro, questo è un tema che viene da lontano e che attraversa i grandi totalitarismi. Certo. No? Ecco. Allora, voglio dire, stiamo parlando di un pianeta fatto di morti, in maggioranza morti, insomma, è una questione molto grave e sempre più urgente. E dobbiamo tenere presente che abbiamo una società che è sempre più longeva, perché la medicina ha risolto tanti problemi, però longeva magari cronicizzata. Quindi noi siamo destinati a avere dei grandi vecchi, molti che avranno bisogno di un sostegno, di un aiuto. Non possono esserci solo le RSA, si dovrà organizzare un'assistenza domiciliare in maniera differente, ma noi avremo questo problema perché la longevità si sta espandendo e cronicizzando. Quindi se dobbiamo tagliare i limiti, e allora dobbiamo stare attenti, perché allora abbiamo la società dei consumatori e dei produttori, e fuori questa grande, grande massa di persone che da un lato può insegnarci, i maestri ci insegnano e sono generalmente più anziani di noi, e queste persone che hanno disabilità o gravi disabilità, io credo che ci insegnino comunque in maniera diversa a capire che cos'è l'uomo. Io mi permetto di leggerti un pezzetto, perché come hai detto tu, questo è un libro che raccontarlo, facciamo chiacchierate, facciamo anche chiacchierate di altro, ma bisogna leggerlo. Allora io volevo leggere soltanto un piccolo pezzo, che è molto forte. E Ale dice: provo anche dolore, manifestando chiare risposte motorie. Arriviamo dunque, stando proprio terra a terra, mi sembra evidente che se provo dolore non sono morto, e se fossi morto non proverei dolore. Non credo che ci sia possibilità di confutazione su questo punto. Eppure voi volete ricordarmi di com'ero, come se fossi già sepolto. Allora, mettiamo giù chiaramente le cose. Io sono vivo e voi siete un po' tutti morti. Vi metto in discussione in questa strana condizione che mi separa da voi, ma mi lega indissolubilmente a voi. Metto in dubbio le vostre certezze, scavo buchi nelle vostre fragilità,
vi pongo spalle al muro da sdraiato. Cazzo, se non apparissi troppo presuntuoso, vi direi che sono come Cristo. Non vi parlo. L'ultima volta che mi avete visto ero disteso e nutrite costantemente il dubbio che io non ascolti le vostre parole. Ecco. Grazie molte per questa conclusione, perché mi sembra la più giusta e spero che possa farvi voglia di leggere questo libro. Un libro forte, provocatorio, anche inquietante, molto. Però io penso proprio davvero necessario. Quindi grazie Fabio per averlo scritto, grazie per essere qui con noi. Come tu sai, i nostri incontri si concludono anche con un piccolo brindisi. E allora? E allora facciamo un brindisi. Io chiamalo ad Alessandro, innanzitutto, e alla sua famiglia straordinaria. Esatto. E alla fortuna di questo libro, soprattutto per quello che può trasmettere. Va bene. Grazie ancora. Grazie.